i gatti sono animali intelligenti che si comportano in modi che possiamo trovare strani. Tuttavia, ci sono spiegazioni logiche dietro i loro comportamenti insoliti. In questo video, quindi, vi parleremo di 9 comportamenti strani dei gatti. Perché i gatti alzano il sedere quando li accarezzate? Se accarezzate un gatto alla base della coda, potrebbe tirar su il sedere. La base della coda del gatto è una zona sensibile con molte terminazioni nervose. A molti gatti piace essere accarezzati o grattati in questa zona, ma ricordate che anche se all'inizio qualche carezza può essere lenitiva, un accarezzamento eccessivo della coda potrebbe essere troppo per loro o addirittura doloroso. È interessante notare che i gatti adottano questa postura anche quando sono in calore e pronti ad accoppiarsi. Le femmine in calore diventano spesso più affettuose e assumono questa posizione ogni volta che le si accarezza. Inoltre, i gatti mostrano il sedere come saluto amichevole o come modo per scambiarsi gli odori. I gatti annusano gli odori provenienti dalle ghiandole anali di altri gatti per ottenere informazioni su di loro. È probabile che abbiate già visto altri gatti annusarsi il sedere a vicenda, come saluto, quando sono in confidenza. Quindi, quando il vostro amico felino alza il sedere, sta cercando di comunicare fiducia e amicizia. Perché i gatti si coprono il muso quando dormono? Il più delle volte i gatti si coprono il muso durante il sonno per tenere il naso e il corpo più caldi. I gatti preferiscono temperature più elevate rispetto agli esseri umani. Coprendosi il muso con le zampe o raggomitolandosi, il vostro amico felino può ridurre la quantità di calore dispersa durante il sonno. I gatti si coprono anche gli occhi per bloccare la luce. I gatti sono creature crepuscolari, cioè più attivi durante il crepuscolo e l'alba, e trascorrono la maggior parte della giornata dormendo. Questo significa che spesso dormono quando fuori c'è luce, usando le zampe per bloccare la luce. Ricordate che questo gesto potrebbe anche essere del tutto accidentale. I gatti, per il nostro divertimento, si addormentano facilmente in posizioni strane. Può capitare quindi che si toelettino e inizino ad addormentarsi con le zampe sugli occhi. Perché alcuni gatti miagolano troppo? Se avete un gatto che miagola eccessivamente, le ragioni sono diverse. La causa più comune di una vocalizzazione eccessiva è la ricerca di attenzione. Molti gatti imparano a miagolare per segnalare il loro desiderio di uscire, di essere nutriti, di iniziare a giocare o anche di farvi parlare con loro. Anche i gatti sottoposti a stress si fanno sentire di più. Un nuovo animale domestico o un bambino, un trasloco o grandi cambiamenti in casa, una malattia o la perdita di una persona cara possono trasformare il gatto in un vero lamentone. Se il vostro gatto non è sterilizzato o castrato, sentirete molto più rumore. Le femmine miagolano quando sono in calore e i maschi quando sentono l'odore di una femmina in calore. Far sterilizzare o castrare il vostro animale domestico eviterà tutto questo. Altre ragioni per un'eccessiva vocalizzazione sono la noia, la solitudine, l'ansia e la separazione. Infine, ricordate che le razze orientali, come i gatti siamesi, sono noti per essere dei gran chiacchieroni. Perché il vostro gatto vi lecca e poi vi morde? Se il vostro gatto vi lecca e poi vi morde all'improvviso, potrebbe trattarsi di un morso d'amore. I gatti spesso mordono per dimostrare affetto, ma solo con morsi delicati e controllati. Alcuni gatti vi mordono come parte del loro comportamento di pulizia. Quando i felini si puliscono l'un l'altro, si leccano e si mordicchiano per garantirsi un'igiene accurata, il che significa che è del tutto normale che i nostri gatti ci mordano un po' durante la toelettatura. Ma ricordate, se state accarezzando attivamente il vostro gatto e lui vi dà una o due leccatine e poi un bel morso, potrebbe essere che ne abbia abbastanza e voglia che smettiate. La sovrastimolazione avviene quando si tocca il gatto in zone a lui sgradite o quando lo si accarezza per lunghi periodi di tempo. Dopo un po' diventa frustrante e il micio risponde con un piccolo morso per indicarvi di smettere di accarezzarlo. Un altro motivo per cui i gatti leccano e poi mordono è che vogliono semplicemente giocare. Per quanto possano sembrare misteriosi e freddi, i gatti sanno essere giocosi e buffi. Se le orecchie sono puntate in avanti, la coda è alzata e le pupille sono leggermente dilatate, il gatto è felice e pronto a giocare. Naturalmente il morso di un gatto può anche essere indice di aggressività, ma state certi che saprete riconoscere quando il vostro gatto vi morderà per aggressività o quando vi darà un morso d'amore, perché i morsi aggressivi sono spesso accompagnati da sibili o da un linguaggio del corpo molto rigido. Perché i gatti cambiano continuamente giaciglio? Uno studio pubblicato su Applied Animal Behavior Science ha preso in esame 1177 gatti e ha scoperto che in media i gatti hanno 5 luoghi di riposo preferiti. Per i gatti è un istinto di sopravvivenza cambiare regolarmente il luogo in cui dormono. I gatti in natura spostano spesso le loro cucce e le loro colonie per evitare di essere scoperti dai predatori. I gatti dormono in luoghi diversi anche per godere di privacy, per regolare la temperatura corporea e per evitare esperienze stressanti.
Molti gatti preferiscono dormire abbastanza lontano dalla lettiera e dal cibo per evitare odori forti o troppo diretti. La marcatura del territorio è un altro motivo per cui i gatti si spostano frequentemente da un luogo all'altro. I gatti marcano i luoghi in cui vivono in molti modi. Di solito lo fanno graffiando o marcando un'area o un oggetto con il loro odore. Per consolidare il loro diritto, i gatti dormono per un periodo di tempo prolungato in uno spazio per assicurarsi che il luogo abbia il loro odore. Questo rende l'ambiente più confortevole. Perché i gatti vi rubano il posto? I gatti spesso vi rubano il posto perché apprezzano l'odore e il calore che lasciate. I gatti amano le temperature calde e vogliono assorbire il calore del vostro corpo. Ai gatti domestici piace anche stare vicino all'odore del padrone perché li fa sentire sicuri e a proprio agio. Alcuni gatti territoriali saltano sulla seduta per lasciare il loro odore e rendere l'aria più familiare. È il loro modo di rivendicare l'area come propria e di mandare un segnale agli altri animali. Tenete presente che i gatti tendono a trascorrere una quantità significativa di tempo in un luogo per assicurarsi che questo abbia il loro odore. Naturalmente i gatti vi rubano il posto anche quando vogliono la vostra attenzione. Perché i gatti impastano? L'impastamento avviene quando un gatto spinge le zampe anteriori contro una superficie. I gatti iniziano a impastare subito dopo la nascita. Eseguono questo comportamento istintivo sui capezzoli della madre per stimolare la produzione di colostro e latte. Anche se in origine i gatti impastano per il latte, continuano a farlo anche dopo l'età dell'allattamento. Il più delle volte i gatti impastano quando si sentono felici e sicuri. Si può anche notare che fanno le fusa e hanno gli occhi socchiusi. E sono spesso altri segni di sicurezza e soddisfazione. Se il vostro gatto impasta su di voi, è un segno di amore e affetto. Il gatto è in buone condizioni e si sente a suo agio con voi. Un altro motivo per cui i gatti impastano su superfici casuali è quello di marcare il territorio. I gatti hanno ghiandole odorose sulle zampe. Graffiando e impastando, depositano il loro odore su un'area, facendo capire agli altri animali che si trovano lì e rivendicando l'area come propria. Occhi dilatati. Le pupille dei gatti cambiano in dimensione e forma in base alla luce e alle emozioni. Dilatando le pupille, i gatti lasciano entrare negli occhi anche piccole quantità di luce, in modo da poter vedere meglio al buio. Durante il giorno, i gatti contraggono le pupille a seconda della luminosità. È interessante notare che la dimensione delle pupille può anche indicare l'umore del vostro animale domestico. Se la luce dell'ambiente è normale ma le pupille del gatto sono dilatate, può significare che il gatto non è rilassato o è stimolato. Il gatto potrebbe essere stressato, ansioso, eccitato o spaventato. I gatti hanno spesso le pupille dilatate, anche quando sono in calore. In situazioni che producono piacere, come quando hanno appena mangiato il loro cibo preferito, le pupille di un gatto possono dilatarsi. È importante ricordare che alcune malattie presentano pupille dilatate come sintomo. Se la luce ambientale è sufficiente e non ci sono stimoli o fattori di stress, ma gli occhi del gatto sono persistentemente dilatati, è il momento di far visita a un veterinario. Perché il gatto dorme con voi? I gatti dormono con voi per diversi motivi. I gatti amano stare al calduccio, quindi quando la temperatura ambientale è un po' fresca, il gatto cerca una zona calda per mantenere la sua temperatura e il vostro corpo è una buona fonte di calore. Un altro motivo per cui il gatto dorme con voi è che vuole sentirsi al sicuro. In natura, sdraiarsi o dormire rende gli animali più vulnerabili. Dormire sopra un umano fidato dà al gatto un senso di sicurezza, oltre che di comfort e calore. I gatti dormono con voi anche per dimostrarvi affetto e amore. Anche se i gatti possono essere molto indipendenti, sentono la vostra mancanza quando vi assentate da casa per un lungo periodo di tempo e vorranno coccolarvi al vostro ritorno.